È previsto per il prossimo 5 novembre uno sciopero provinciale organizzato da FIOM CGIL e FIM CISL, quindi il settore metalmeccanico. Quali sono le reali condizioni delle aziende sul nostro territorio? Le condizioni sono preoccupanti, per questo abbiamo voluto caratterizzare lo sciopero del 5 novembre, che è uno sciopero nazionale sui temi locali, sulle tante troppe vertenze aperte senza soluzione, la Veco, la Betafens, la TR, la Selta, ma anche sulle tante difficoltà che molte aziende del settore stanno vivendo, difficoltà che rischiano poi di diventare vertenze se non si interviene subito, se la politica locale non capisce che va fatto subito quadrato attorno a queste realtà per impedire che diventino poi posti di lavoro persi. C'è stato, a proposito di politica locale, anche un cambio in questi giorni di assessorato al lavoro in giunta regionale. C'è il nuovo assessore Pietro Quaresimale. Avete già, insomma, un messaggio diretto da mandargli? Ma intanto vorremmo che si attivi subito e che recuperi gli spazi persi nel passato da chi l'ha preceduto. È chiaro che però in un momento del genere, in piena crisi sanitaria ma anche economica, una giunta regionale che cambia insieme assessore al lavoro e assessore alle attività produttive, sinceramente ci fa preoccupare perché sembra quasi che l'interesse della politica sia più mantenere gli equilibri partitici piuttosto che preoccuparsi delle ricadute di queste scelte sulla vita delle cittadine e dei cittadini. Siamo di fronte alla Veco, a Martinsicuro, è una vertenza simbolo, così come una vertenza simbolo anche la Betafens di Tortoreto. Ci sono sviluppi? No, purtroppo non ci sono sviluppi e questo è il vero problema, nel senso che nonostante l'impegno anche del Premier Conte a far sì che ci fosse, insomma, una ripartenza della vertenza, ad oggi non abbiamo il tavolo ministeriale convocato e nel frattempo l'azienda continua a perdere ordini, per cui il rischio vero è che quell'azienda finisca e muoia di morte naturale, che probabilmente era un po' il disegno del management quando il 29 luglio ci ha annunciato la chiusura del sito. Ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori in questo periodo di pandemia e dunque di diffusione del coronavirus? Sì, ovviamente i posti di lavoro non sono delle zone franche, i posti di lavoro vivono gli stessi problemi che si vivono fuori. I tanti contagi che si stanno, insomma, sommando all'esterno si iniziano a contare anche dentro le fabbriche metalmeccaniche. E questo è un problema perché se da una parte ci sono aziende che rispettano i protocolli e sono attente ad evitare che il contagio si propaghi, dall'altra ce ne sono tante altre che tanta attenzione non ce l'hanno, per cui è opportuno che subito gli enti preposti facciano dei controlli per evitare che poi le aziende diventino dei cluster, laddove non si interviene subito in caso di lavoratori positivi.